Parola d'ordine. Cristallo. Accesso negato. Ippocampo. Accesso negato. Way, what about you? Accesso garantito. Per il progetto di rete Way, What About You? Dell'Osservatorio delle Politiche Giovanili della provincia di Bologna, vi proponiamo un servizio realizzato da Manuela Cioni, redattrice di Blogos Web Radio, come lavoro finale della sua tesi di laurea in editoria media e giornalismo dell'Università di Urbino. La tesi parla del rapporto fra radio e giovani e di com'è cambiato il concetto di libertà connesso al mezzo radio, attraverso un percorso che parte dalle radio libere degli anni 70 e arriva alle attuali web radio. Per la ricerca si è avvalsa del contributo di diversi esponenti di emittenti radio del territorio bolognese, dalle radio di movimento storiche via etere come Radio Città Fujiko e Radio Città del Capo, a web radio create e gestite da giovani come Blogos e Radio Nebbia, fino a superare i confini della regione per interpellare i ragazzi di Radio Urca dell'Università di Urbino. Buongiorno, in questo servizio parleremo del mezzo che da oltre 30 anni rappresenta per i giovani un'espressione di libertà, la radio. Con la liberalizzazione dell'etere del 1976 nacquero centinaia di radio libere create da giovani che volevano dar voce ad argomenti, minoranze, musica non considerati dalle emittenti pubbliche. Oggi le web radio non si pongono più contro un monopolio statale, ma si continua a parlare di radio libere, emittenti che si vogliono distinguere dal modello standard di radio commerciale e creare un proprio pubblico all'interno della rete. Sono spesso le stesse istituzioni che aiutano i giovani a formare le loro web radio al fine di favorire un percorso educativo. I ragazzi, infatti, sono circondati da una pluralità di stimoli e informazioni che rischiano di disorientarli, come ci spiega Alessandro Canella di Radio Città Fujiko di Bologna e coordinatore di Radio Nebbia della Bassa Bolognese. Forse è perché viviamo in una società globalizzata in cui riceviamo migliaia di informazioni ogni giorno, le giovani generazioni sono un po' confuse e non sanno bene come orientarsi rispetto al passato in cui le informazioni erano molte di meno, per cui stimolava anche la curiosità delle persone ad approfondire. Critica è anche l'opinione di Paolo Soglia, direttore di Radio Città del Capo di Bologna. I giovani sono sicuramente molto più formati da un punto di vista tecnologico, però l'idea di gestire qualcosa di proprio è molto meno presente. Tuttavia, le motivazioni dei ragazzi dei comuni del distretto di Casalecchio di Reno intervistati, che sfrutteranno la possibilità offerta loro dalle istituzioni di creare una web radio, sono legate alla promozione di musica locale emergente, oltre che a creare controinformazione. Diverse invece le aspettative dei giovani di origine straniera. Ho chiesto a Silvano, studente 21enne originario del Ghana, per quale motivo vorrebbe partecipare ad un progetto di web radio. Per informare tanta gente sul razzismo che c'è in giro, portare i miei ideali, dei messaggi di antirazzismo e magari farli vedere dal mio punto di vista sia da straniero che da italiano come l'avevo io conoscendo le mie realtà. Un lavoro di redazione svolto volontariamente, un rapporto alla pari basato sulla collaborazione, come ci conferma Sara Carboni, coordinatrice di Blogos Web Radio TV del Centro Giovanile di Casalecchio di Reno. Chi arriva qui trova un ambiente di gruppo, non succede mai che un prodotto sia di una sola persona e basta, ma è sempre frutto di un lavoro redazionale. Il web 2.0 offre grandi opportunità ad una web radio perché ne elimina i limiti spaziali e, grazie al podcasting, temporali. Il professor Alessandro Bogliolo, editore di Radio Urca, la web radio universitaria di Urbino, ci illustra i vantaggi e gli svantaggi che si hanno nel non essere una radio via etere. I vantaggi sono quelli di avere potenzialmente una dimensione globale,
lo svantaggio del web è tecnicamente l'esigenza di banda, perché se per trasmettere contenuti in streaming c'è bisogno di tanta banda quanti sono gli ascoltatori che l'ascoltano. Sara Carboni aggiunge che il problema è quello della sovrabbondanza delle informazioni, quindi noi siamo potenzialmente liberi di dire tutto quello che vogliamo, non è detto che ci sia qualcuno che ci ascolti. Paolo Soglia teme inoltre che i fenomeni mediatici in via di sviluppo possano eliminare il mass media così come è stato inteso per tutto il Novecento. Noi ci ritroviamo in una sorta di nuova Babele in cui anche per i mezzi più grandi fa sempre più fatica a parlare di mezzi di comunicazione di massa. Sono nicchie più o meno larghe, dal piccolo blog alla televisione. Paradossalmente ci potrebbe essere a un certo punto anche una situazione in cui tutti parlano di tutto ma senza avere più un filo conduttore. Il concetto di libertà legato alle web radio è connesso al mezzo di cui dispongono, internet. La libertà del web non manca di suscitare riflessioni, come hanno dimostrato varie proposte presentate negli ultimi anni dal legislatore di una riforma della legge sull'editoria che includesse anche i siti internet. Finora il popolo della rete si è ribellato ad ogni tentativo di imbavagliamento, ma la polemica potrebbe investire in futuro anche le web radio. Già nel 2001 Radio Gap al G8 di Genova fu chiusa dalle forze dell'ordine, ricordando la chiusura di Radio Alice nel 1977 a Bologna. La musica di sottofondo è libera dai diritti d'autore ed è stata scaricata dal sito www.icompositions.com. La canzone è Let's Fly di Guitar Dog Car. Vi ringrazio per l'ascolto, Manuela Cioni, Editoria Media e Giornalismo, Università degli Studi di Urbino. Ringraziamo Manuela Cioni per il suo interessante contributo per Way What About You. La canzone che avete ascoltato di sottofondo è The Big Hand di Eric Muscle, rilasciata con licenza Creative Commons. Un saluto da Anna Castagnaro, Blogos Web Radio.